Salve brava gente, eccoci qua ritrovati su Destron Empire. Mi sono già impappinato al primo danno secondo. E per oggi, dopo un po' di tempo, che faccio una recensione di toys nuovi che mi sono arrivati qua. E anche perché in questo periodo ho cose interessanti e anche poi il mio portafoglio non me lo permette e non ne ho prese. Poi arriverà tutto a dicembre. Chissà come faccio con la carta di credito di dicembre-gennaio, ma non ci voglio pensare. E benissimo. Quello che mi è arrivato oggi, questo sempre da Amazon ovviamente, la scatola di... oggi facciamo in fretta, veramente, da leccarsi le orecchie. Quello che c'era dentro era questo qua, da il film Bumblebee Shockwave, o quello che a me viene da chiamare Laserwave. Benissimo, ovviamente vi ricordate il film di Bumblebee, quel film che aveva quei 5 minuti dove fanno vedere veramente i nostri amati Transformer che si degnano, e poi 2 ore di di solita trama della famiglia che qua e là, eccetera, che a me veramente non me ne frega un cazzo, porca miseria, la solita trama della famiglia americana col papà che non va d'accordo con la figlia, eccetera, ma quello era Age of Extinction, ma veramente... Ma che cazzo me ne frega? Ecco, benissimo, me la sono aperta. E il bello dei primi minuti di Bumblebee, che si vedono i nostri amatissimi Destructor, eccetera, fatti, disegnati, qualcosa che ci ricorda di più lo stile G1 dei primi film di Transformer di Michael Bay, che c'era Megatron che sembrava uno scarafaggio, eccetera, col Megatron originale, per esempio, non aveva niente a che fare. Benissimo, e vediamo la scatola qua così, abbiamo qua il nostro Shockwave che sembra uscito dal film, poi abbiamo qua questo bel primo piano con proprio la testa di Shockwave che sembra una bilancia, ma giusto così, e poi qua vediamo Shockwave che si trasforma in carro armato, giustamente tutti i robot che si trasformavano in pistola, non so perché, in versioni rivisitate si trasformano in carro armato, magari è più facile farlo così. E ok, vediamo qua il logo Bumblebee, di qua a me non me ne frega veramente un cazzo, perché uno dei personaggi che mi sta veramente più sulle palle, Bumblebee, comunque va bene, più che altro quello della serie dei film di Michael Bay. Benissimo, ecco, ve lo dico subito già all'inizio, vi ringrazio se mi segnalate che no, ma perché c'è quello third party di qua, più grosso, più fatto meglio, c'è anche il metallo. Ok, grazie per avermelo fatto notare, lo sapevo anche e non me ne frega un cazzo. Lo dico già subito, a me dei third party non me ne frega niente, anche specialmente poi quelli dei film. Io non sono un grandissimo fan di film, a me piace avere quelli che non mi dispiacciono. Ma questo l'ho pagato in euro, tradotto in euro, qualcosa come 30 euro, e non ho nessuna voglia di andare a spendere qualcosa come $150, eccetera, minimo, per comprarmi un third party di cui non me ne frega nulla, è costoso, e una volta, io con questo qua non me ne frega niente, butto via la scatola, lo metto in un bel sacchettino, tipo quello dei surgelati, e me lo sbatto nella mia scatolona dei Transformer Takaratomi, senza dovermi fare tanti problemi. Se è un Transformer di third party, masterpiece size, ci vuole la scatola, tenere la parte, non me ne frega niente. Ecco per quello non compro third party, sempre che non siano qualcosa che veramente mi interessa, se no non li compro, li lascio dove sono e sono contento così, perché secondo me i livelli di adesso di Takaratomi sono ottimi, e non vedo perché devo andare a spendere soldi e buttare via soldi, per me, quando non ha senso. Benissimo, è finito questo pippozzo di un minuto, scusatemi, andiamo avanti ad aprire, sì, non faccio la solita scena che taglio e poi magari mi taglio anche le mani, di solito questo lo apro sempre insieme a voi, ma non ho saputo resistere, l'ho già aperto un secondino prima, vediamo che c'è questo bellissimo solito libretto di istruzioni, come i libretti dell'IKEA per montare i mobili, di cui non si capisce senza parole, ovviamente deve essere universale, va bene così, apriamo, ovviamente l'avrò rimesso dentro al contrario, vi conosco, di fatti è vero, e ecco qua il nostro Shockwave, qua così, il problema di queste scatole, se vogliamo, è che la scatola è molto bella, non ha l'apertura qua della serie Legacy,
Per cui una scatola che si potrebbe anche tenere, se uno non ha problemi di spazio come sottoscritto, il problema è quando l'aprite, è veramente un po' una via di non è né carne né pesce, perché non c'ha il blister. Per cui se poi andate a sbattere, a rimettere lì la figura nella scatola, ciocca dentro. Vabbè che tanto sono figure indistruttibili. Però, io mi sa che se la faccio cadere anche al nono piano della mia palazzina non si fa niente, però preferisco evitare. E benissimo, e qua dentro, qua, legato con dei lacetti in plastica, non quelli di carta soliti ultimamente, e vediamo che anche questo bello sfondo, questi belli sfondi della Stadio Sirius non è che mi dispiacciono, però il fatto che tu lo apri, te lo godi una volta e poi basta. E poi basta, non l'ho mai usato. E vediamo qua invece il nostro Soundwave. Scusatemi, Laserwave, Shockwave, ciao, lo dite tutti, no, perché per me viene troppo da chiamarlo Laserwave. Con questo bello scalp che è veramente ben fatto, immagino che con qualche parte in più, perché lo scalp è molto, poi lo vedremo, è molto, anche nei particolari prende molto, ovviamente per questioni economiche alcune parti non sono colorate, per cui questi per me furbacchioni della Black Mamba, che fa gli oversize della Takara Tomy, se va a mettere un po' di colorazione un po' più in qua, magari un qualcosa nei piedi, mette qualche metallo, viene fuori una figura devastante ancora di più. E poi vediamo che abbiamo qua il cannone tipico di Laserwave con la sua, il suo megatubo, che è proprio diciamo forse l'oggetto più rappresentativo di Laserwave. Che c'è da dire? Sembra che prometta veramente tanto, perché questa linea di Bumblebee, mi ricordo, hanno fatto già Soundwave, Megatron, e questo è il terzo Destructicor, se non sbaglio, che dovremmo vedere. O forse era uscito già anche Starscream, quello non lo so, ma più di tanto non è che mi facesse impazzire, quello non l'ho preso. Scusate, un vuoto di memoria, non mi ricordo. E Megatron a me è piaciuto tantissimo. Devo dire che il Triple Changer Megatron, che l'ho pagato 5.000 yen, devo dire che è stato uno dei migliori robot toys di quest'anno. A parte le modalità trasformazione e altre mode che sono quello che sono, però la modalità robot è fatta da uno scalp da urlo. Si muove benissimo e non sembra un action figure, non è neanche un qualcosa che si trasforma in due mezzi. Talmente, cioè veramente per me è riuscito benissimo. E questo mi sembra che prometta anche questo altrettanto bene. Bene, adesso bando alle ciance e andiamo a tirarlo fuori. E allora, brava gente, ecco qua davanti a noi il nostro Shockwave, Stadio Sirius, Bumblebee Movie. E devo dire che è veramente una grandissima figata. Innanzitutto vediamo i suoi unici due item. Abbiamo qua il cannone, la mega tipo mitragliatrice, se vogliamo, chiamatela come volete, qua così. Insomma, un po' piccolina secondo me. E poi il suo tubo catodico, il suo tubo classico. E abbiamo davanti il nostro Shockwave. E per prima cosa, innanzitutto, notiamo che il nostro Shockwave ha due mani, una cosa molto strana, perché come sapete benissimo, Shockwave, Laserwave, ha la mano sinistra che in se stesso è un fucile laser. Per cui è molto strano che troviamo il nostro Shockwave non monco. Vediamo innanzitutto gli snodi di questa figura, che è molto molto movibile. Abbiamo la testa sì che ruota, non di lato ma non in alto e in basso. Abbiamo questo un po' questa limitazione. Gli snodi sono abbastanza duri, non abbiamo ratchet ovviamente, anche perché sappiamo che è una figura che ha un prezzo molto molto limitato, però cioè, il ratchet ce l'abbiamo qua, ecco, scusatemi, già mi sconfesso per quanto le spalle si alzano così lateralmente, poi per il resto no, però comunque sono snodi abbastanza duri, il gomito va su a 90 gradi,
e ovviamente qua abbiamo anche la rotazione qua del sotto il gomito 360 gradi, qua anche le mani si ruotano. Poi abbiamo questa bellissima rotazione qua dei fianchi, è una cosa molto molto bella di queste figure, di solito è possibile in tutte o quasi. E anche le gambe sono estremamente snodate, vediamo qua così. Abbiamo anzi due perni di rotazione 360 gradi qua sotto all'altezza delle anche, anche qua all'altezza del ginocchio, che è un po' innaturale, ma qua c'è. Vediamo anche le ginocchia si piegano 90 gradi e le caviglie non tantissimo, ma qualcosina. Benissimo. È una figura estremamente mobile e dà uno scalp davvero davvero ottimo, secondo me. È uno scalp davvero ottimo come figura. E cosa dire ancora? No, veramente la trovo, siamo all'altezza, secondo me, del Megatron, che ovviamente nella serie di Bumblebee non si vede, ma l'hanno fatto sull'Image Design di questa serie, che secondo me era stupendo, e questo siamo all'altezza probabilmente di quel Megatron lì, perché è veramente veramente molto 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 bello. E direi che possiamo andarla a paragonare con il Transformer CG e Laserwave, Shockwave, e ci accorgiamo che innanzitutto l'altezza è diversa, perché questo è un Voyager Class in tutti i sensi, questo che tra l'altro è anche un Leader Class, sappiamo benissimo che in realtà era un Leader Class per tutte anche l'armatura esterna che aveva, in realtà è qualcosa che è un via di mezzo tra un Deluxe e un Voyager come grandezza, perché è abbastanza piccolina come erano tutti i Voyager di questa serie. Davvero comunque bellissimo questo, che rispetta molto, se vogliamo, il G1, ma fantastico anche questo. Diciamo che Shockwave è il mio, forse la mia figura preferita dei Transformer che si vedono in, a me interessano solamente i Destructor, però, per cui in Bumblebee, perché sia per quanto riguarda i Jetron, gli Starscream, eccetera, i Seeker sì, mi piacevano, no, e anche Soundwave lo trovo un po' cicciotto, mentre Jaguar Ravage era fantastico. Ed è stata veramente ben fatta, devo dire, questa figura qua, per quanto ho visto al momento. E adesso direi che possiamo. Ah, poi un'altra cosa, che abbiamo un po' di Weathering, forse faccio fatica a farvelo vedere col mio smartphone del cavolo, qua che si vede un po' qua sulle cosce, lievemente, mentre nella versione Siege avevamo un po' di Weathering molto molto lieve qua sui piedi. C'erano molti che non sopportavano il Weathering della serie Siege, a me invece non dispiaceva. Ovviamente era un qualcosa di economico, ma a me non mi dava assolutamente fastidio. Ok, direi che possiamo. E poi ecco la testa, scusatemi, mentre qua vediamo che abbiamo un qualcosa di. Beh, innanzitutto che prende la luce in maniera spettacolare, la luce delle. L'illuminazione che c'è in giro, però è abbastanza quadrata, insomma, altezza e larghezza, mentre questa qua è molto più schiacciata, è molto tipo bilancia, è molto tipo bilancia davvero, ed è una testa abbastanza grossa per questa figura. Benissimo, adesso andiamo ad aggiungergli il cannone e il tubo.
Ed ecco il nostro Shockwave con tanto di cannonaccio sul braccio, come dovrebbe essere, anche se vi devo dire la verità, a me piace parecchio questa figura, ma lo scalpo di questo cannone, insomma, mi lascia un attimino un po' perplesso. Però è così, anche per farlo è stato fatto anche in una maniera pensando di avere una torretta decente. Per quanto riguarda la versione caro armato fantascientifico, che tra l'altro è anche una torretta pure molto mobile in versione caro armato, però così è un po', secondo me, troppo barocca. Il bello di Laser Wave, che ha il suo moncherino laser qua così, che è molto molto semplice, se vogliamo. A me piace più così, ecco, se vogliamo. Però, vabbè, sappiamo benissimo che il design di Bumblebee è della serie di questo film qua, i Transformer erano un misto di G1 e qualcosa di realmente fantascientifico, per cui questi punti che magari sembrano un attimino un po' troppo barocchi, eccetera, vabbè, bisogna anche sopportarli. Vediamo che il cavo è bello, innanzitutto è bello flessibile, eccetera, permette movimenti e anche di un certo volume. Mentre quell'altro di Laser Wave, la serie CG, era un attimino più piccolo. Poi andrebbe messo qua nel suo backpack. Qua però non so neanche se si può staccare e mettere qua. Penso di no. Mentre qua non abbiamo backpack né niente. E questa è una cosa che però, i robot con la schiena bella libera, eccetera, sono una bella cosa a vedersi, però magari un piccolo backpack, un qualcosa che faceva. E dava una certa logica a questo tubo, se c'era forse era meglio, però stiamo veramente pretendendo troppo per una figura davvero ben fatta. Vediamo anche, ripeto, la differenza di dimensioni, possiamo andare anche a misurarlo. Questo Shockwave si parla di 18 centimetri, se mettiamo anche le antenne dietro sono 19, mentre quello della serie Siege sono 16 centimetri, per cui è un attimino più, decisamente più piccolo. Possiamo anche giustamente andare a vedere vicino come anche lo scalp sia anche qua nel cannone, eccetera, sia incredibilmente particolareggiato. Anche qua, voglio dire, negli altri punti, nelle gambe, eccetera, qua così. Anche così, anche dalle parti qua della testa, qua ai lati. Anche qua. Cioè, lo scalp di questa figura è estremamente particolare. Anche vediamo anche qua le ginocchia, eccetera, tutti i meccanismi, qua così. Ovviamente, essendo una figura fatta con un budget che insomma deve costare 30-40 euro, non di più, e il painting viene un po' limitato. Per cui quando arriva la Black Mamba, che ti fa veramente dei capolavori usando lo scalp, Takarato Miyashiro, che è fantastico, e lì ti mette un po' di metallo, te lo colora un po' di più e te lo fa pagare magari una volta e mezzo, due. Ovviamente va anche qua lì va una ruba. E a me di third party l'ho già detto, non me ne frega davvero poco. Però i Black Mamba non mi dispiacciono perché vanno a prendere, lo so che è veramente da bastardelli come modo di fare, cioè è proprio una cinesata, scusatemi, non per fare razzismo, però andare a prendersi una scalpe che c'è già a piratarla. E però aggiungici qualcosa e comunque vengono fuori dei capolavori. Io ho Tarn, che è bellissimo quello del Black Mamba. Non ho preso il Dragon Megatron, che mi attizzava un casino perché è enorme, non sapevo veramente dove metterlo. Ma Tarn è veramente ben fatto. E questo, secondo me, non so se l'abbiano già fatto, lo faranno. Sarà fuori veramente una figata di quelle cosmiche. Transform! Caccia, 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 caccia. Ecco qua il nostro Shockwave in versione caro armato cibertronico. E insomma, queste sono le gambe, queste sono le braccia, insomma, le qualche le.
Ma sì, dai, diciamo che un po' la sua figura la fa, insomma, questa è una figura che, insomma, va bene nella versione robot, la versione così lascia il tempo che trova, anche se, vabbè, dai. Diciamo che la sua discreta figura la fa, vista dietro così, abbiamo quattro cingoli, li vediamo qua così, con delle ruote così, che può anche rollare, se vogliamo, e con il machine gun qua, che tra l'altro il cannone va esteso qua al braccio, vediamo che il tubo, riusciamo comunque a metterlo qua tranquillamente, e ruota come si vuole, anzi, ruota così anche verso l'alto, per cui possiamo usarla come cannoniera tipo contraerea, eccetera, e la fantasia vola su questo affare qua. Beh, dire la verità, la recensione sarebbe già finita, però mi sono dimenticato la solita basetta che troviamo qua dentro, e vedere come viene il nostro shockwave sulla basetta. Questa è una parte che metterò dentro il video, per cui la recensione non è finita perché va avanti. Però giustamente per vedere come sta dentro. Beh, diciamo che ci sta bene. Ci sta più che bene qua sulla nostra basetta con il nostro paesaggio cibertronico qua. E il fatto che è bello, devo dire, il fatto che quello che mi dico io è chi poi veramente la userà. Non vedo che se la tiene intica così, ma magari tirarlo fuori così ogni tanto, metterlo qua così, eccetera, può anche essere carino. Dico che la prima e l'ultima volta che lo farò. Però va bene così. Non posso neanche dire attaccare a Tommy, no, caspita, smettere di fare queste robe qua, fallo pagare di meno, perché già, voglio dire, costa veramente pochissimo in confronto alle action figure ai robot toys di adesso, per cui. E adesso abbiamo il nostro laser wave in posizioni dinamiche. Vediamo che col cannone puntato verso l'alto che spara così, eccetera, è una grandissima figata come posa. Anche la prova girello la regge benissimo. L'unica cosa di questa figura che secondo me è davvero stupenda, che forse va detto, è un po' un peccato, che la testa non ha la possibilità di essere alzata o abbassata, per cui magari in una posa in cui spara verso l'alto, avere la testa che guarda solamente orizzontalmente non è il massimo, però ragazzi, stiamo sempre parlando di una figura che ho pagato 35-30 euro, per cui insomma, con quello che costano adesso i robot toys, questo è veramente, non possiamo pretendere anche questo. E comunque anche il tubo qua così, vedete che è molto mobile, permette anche queste pose benissimo. E anche girellato nella sua versione color armato, mentre per quanto riguarda la versione robot è stupenda, è un qualcosa veramente, un robot veramente a 5 stelle qua. Insomma, nella versione veicolo è un qualcosa, anzi 3 stelle ci arriva, magari forse 2 stelle. Però vabbè, è tutto incentrato sulla versione, sul robot mode, che sappiamo che si può anche trasformare, anche il cannone qua si muove anche parecchio, anche abbastanza divertente, la trasformazione è semplice, per cui dai, accontentiamoci anche per il prezzo che ha. Siamo allora alla fine della nostra recensione e, come vedete, ho provato a mettergli un po' di armi in mano, per le prime che ho trovato, con anche la spada diabolica e il cane mazzicca. Perché questo laser wave, a dispetto di quello classico, non ha il moncherino, ma ha due mani, per cui ci si può anche sbizzarrire a mettergli in mano quello che vogliamo. Va detto che queste due mani non sono chiuse a pugno così, ma sono lievemente aperte, per cui quando se gli mettete in mano delle armi, queste tendono a cadere. Per cui un po' difficile. Però, volendo, è un qualcosa che se volete si può fare, perché comunque
come dice Emgo, è il nostro, è il vostro toys, potete farci quello che volete. E adesso e poi anche ho provato giustamente a mettere anche un po' di effetti della serie Siege eccetera qua sul il Gatling Gun di questo Laser Wave. Questo è l'effetto blaster di Laser Wave Siege, ma purtroppo qua così non entra, cade, e anche gli altri purtroppo non vanno proprio d'accordo, tendono a cadere, un po' troppo piccolo qua, va bene così, non andiamo a pretendere troppo. Ok, adesso andiamo a dargli un bel voto. Innanzitutto questo entrerà sicuramente insieme a Megatron, secondo me fra i 10 migliori robot dell'anno, perché è veramente stupendo. E poi devo dire che è un voto da 0 a 10, 9, perché è un costo performance bellissimo, come anche Megatron, visto solamente come action figure è perfetto, si muove tantissimo, lo scalp è fantastico, quel triple changer di Megatron, vabbè, le alt mode erano quello che erano, anche questo sì, l'alt mode è quello che è, però pensate solamente a un action figure così, per esempio i figure arts di Bandai costano di più, cioè questo già lo dice, e hanno un volume minore rispetto a questo, per cui 9 sicuramente se lo merita. Perfetto. Ok, allora ci vediamo sulle prossime recensioni di Destro Empire. Ciao ciao brava gente, ciao.